Big Batty. Accendiamo. Ciao ragazzi. Allora, prima giornata di sole, la sfruttiamo, cerchiamo, perché ora di pranzo sempre una toccata e fuga. Andiamo a provare una Big Betty al posteriore e vediamo un po' che grip ha in mezzo al fango, che ne troveremo abbastanza. E in più proviamo a fare un video per la prima volta con la GoPro Hero, la 9 Black, e vediamo un po' come funziona rispetto alla Max che stavamo usando. Con le impostazioni più o meno dovrebbe essere simile, ma dovrebbe avere più risoluzione e spero un microfono migliore. Ci vediamo dopo, ciao. Fango a manetta. Ai ai ai. Mamma mia. Il grip mantiene, eh? Buono. Batteria in crash già, eh? GoPro Hero 9. Dei miei coglioni. Fortuna che ce ne sono tre. Adesso andiamo a vedere la fangazza. Due animaletti proprio la sera qua. Neve, sole. Full position ragazzi. Freddo della Madonna. Glasso, che ghiaccio ragazzi, incredibile. Aia. Troia. Bello non era quello.
Guarda che cazzo. La cronaca è il maxi blitz antimafia a Palermo contro il mandamento di Tommaso Natale. Infine lo spettacolo. Evidentemente non è ancora il momento di andare a provare le cose all'ora di pranzo, perché ci si fa una mangiata di fango e basta. Forse meglio aspettare ancora una settimana o due, che se smette di piovere frequentemente secca un po', ma non perché il fango è divertentissimo quando è bagnato così, a me piace da impazzire, è solo che adesso devo tornare in negozio e ricominciare a lavorare e sono completamente marrone, quindi dobbiamo attuare il piano B, casa, docettina, poi via a lavorare tutto di corsa, quindi forse aspettiamo, ma non lo so, che mi sono divertito un bel po'. Per quanto riguarda il Big Betty, vabbè, la prova sul fango così è abbastanza veritiera, perché è una gomma che nasce esclusivamente per quello, vuoi per la mescola super soft, anzi ultra soft, vuoi per la carcassa rigida, vuoi per la distanziatura dei tasselli, è una gomma da bagnato sicuramente, ha un bel grip, in discesa frena molto bene, si rallenta veramente quando si vuole, niente da dire, sicuramente è una gomma pesante, indistruttibile e per le sue caratteristiche un po' come la Magic Mary, non scorrevole, quindi non prende molta velocità la bicicletta nei punti di falso piano dove di solito si va via molto lisci, con questa gomma si sente come avere un freno a mano tirato, quindi chi ha bisogno di tanto grip, chi ha bisogno di gestire la bicicletta molto con la ruota dietro, è una gomma sicuramente da apprezzare. Chi vuole la bici scorrevole, chi la vuole lasciar correre, vuole sentire un po' l'accelerazione della bicicletta, chi guida un po' più sull'anteriore, secondo me non è una gomma fondamentale, ce ne sono altre che fanno il loro compito a dovere, però è una buona impressione, almeno si sta tranquilli che soprattutto d'inverno, quando c'è il fango, neve, ghiaccio, si sta tranquilli che si ha la padronanza del mezzo in qualsiasi situazione e sicuramente non si spacca la gomma. Io le uso tubeless e basta, senza nessun inserto, e è impossibile da rompere quella gomma. Vai, ci vediamo alla prossima, iscrivetevi al canale, ciao!